Il teorema di Thevenin è ampiamente utilizzato, si riporta qui un esempio di sua applicazione su un circuito contenente un generatore di tensione ed una serie di resistenze R1, R2, R3, R4, RL. Il teorema di Thevenin, per esempio, in questo caso potremmo essere interessati a sapere quanto vale la tensione e la corrente su RL e quindi a poter utilizzare come semplificazione del circuito la sostituzione di tutta la parte a sinistra del circuito, a sinistra di questa porta AB, la sostituzione con un generatore equivalente di Thevenin che ha in serie la resistenza equivalente di Thevenin e poi considerare quindi l'effetto di tutta questa parte a sinistra del circuito sulla resistenza RL con un circuito semplificato rispetto al precedente. È chiaro che questa semplificazione sconta il fatto che in realtà la complicazione è sul calcolo delle resistenze e delle tensioni equivalenti. Per andare a cercare quanto vale la resistenza equivalente di Thevenin, il teorema dice che occorre disattivare i generatori indipendenti di tensione e di corrente. Per disattivare un generatore di tensione lo si deve cortocircuitare, per cui cortocircuito il generatore di tensione ed il circuito che mi rimane da analizzare è un circuito di questo tipo e sto osservando questo circuito, guardandolo dentro da questa porta e quindi sto cercando la resistenza equivalente di Thevenin. Il procedimento generale direbbe di inserire a questa porta un generatore di tensione di valore V di test, dal quale esce una corrente che è I di test, e quindi procedere all'analisi del circuito con le maglie e i nodi che si presentano per poter arrivare poi a calcolare un rapporto V di test fratto I di test che mi consenta di dichiarare quanto vale la resistenza equivalente. Se il circuito è, come in questo caso, abbastanza leggibile direttamente senza applicare questi generatori, questo generatore di tensione di test, allora è possibile fare considerazioni dirette sulle resistenze del circuito stesso. Tra questo nodo C e il nodo D ci sono presenti la resistenza R1, la R2 e la R3, quindi le tre resistenze sono complessivamente in parallelo, quindi possono essere sostituite con un'unica resistenza che è una resistenza 1, 2, 3 ottenuta dal parallelo delle tre. La resistenza R4 è quella che poi mi collega alla porta A e B e quindi si conclude direttamente senza passare dalle tensioni di test che la resistenza di Thevenin in questo caso risulterà essere R4 sommata al parallelo R1, R2 ed R3. Questo per quanto riguarda la resistenza equivalente vista. Per quanto riguarda invece la tensione, beh, si possono fare queste considerazioni. La tensione di Thevenin intanto è la tensione presente alla porta A e B considerata a vuoto, cioè staccando la porta dal resto del circuito. Quindi si stacca la porta dal resto del circuito, in questo caso la resistenza R4, le resistenze R3 ed R2, la resistenza R1 e naturalmente il generatore di tensione lo consideriamo per poter vedere che effetto ha questo generatore sulla nostra porta aperta.
Se la porta è aperta, la corrente sulla R4 risulterà essere nulla perché non ha un percorso di chiusura. Quindi se la corrente è nulla, non ci sarà caduta di tensione sulla R4. Cioè la corrente che esce dal generatore di tensione va su R1, si divide partizionandosi tra R2 e R3 e si riunisce per chiudersi sotto al generatore, perché anche in questo ramo la corrente risulta essere nulla. La tensione tra A e B risulterà quindi numericamente equivalente alla tensione tra C e D. Quindi tensione tra A e B è uguale alla tensione tra C e D. Se rappresentiamo questo circuito in un modo più semplificato, accorpando le due resistenze R2 e R3 in un parallelo, notiamo che la tensione tra C e D risulta essere il partitore della tensione di ingresso V1, che moltiplica al numeratore R2 e 3, cioè il parallelo tra le resistenze 2 e 3, fratto la somma tra R23 e R1, cioè tra il parallelo tra R2 e R3 più R1. Questa risulta essere la tensione a vuoto tra C e D, ma anche tra A e B, non essendo R4 in grado di far cadere ulteriore tensione, e quindi la tensione di Thevenin presente a quella porta. Il circuito può quindi procedere ad essere analizzato attraverso queste due informazioni sintetiche che mi danno conto dei valori di tensione equivalente, di resistenza equivalente, con i quali poi andare a calcolare i valori sulla mia RL.